Ciao a tutti e bentornati sul canale, nuovo video finalmente, what a hit in a day, dopo tanto tempo sono tornata. Allora, come ben saprete, ultimamente sto seguendo una dieta, tra virgolette, per prendere peso, quindi vedrete i miei pranzetti un po' più completi e forse anche qualcosina in più rispetto a quello che mangiavo prima. Partiamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di mangiare uno yogurt alla soia con della frutta fresca all'interno che ho precedentemente tagliato a pezzettini, con all'interno un mix di semi e avena. Questo Trix che sto utilizzando, che si chiama Trix Insalate, ovviamente viene utilizzato sia per condire gli yogurt che per condire per esempio le insalate o per fare dei dolci creativi. È veramente molto utile perché è salutare, è naturale ed è utilizzato soprattutto per dare tantissima energia, specialmente se fate sport. Ecco, è molto molto utile da inserire all'interno della vostra dieta. Invece per pranzo ho deciso di mangiare semplicemente un piatto di pasta al pomodoro e basilico, semplicissimo. Non vi ho fatto vedere la ricetta perché in realtà è davvero semplice da preparare. Per secondo invece ho preparato queste fettine di petto di pollo con salsa al limone. La salsa al limone si fa con una tazzina di vino dolce o vino bianco, una tazzina di acqua, un cucchiaino di aceto e 25 grammi di zucchero, un mezzo limone spremuto e un cucchiaino di maizena o amido di mais. Lo fate cuocere, lo fate portare a bollore, dopodiché spegnete il fuoco e lo lasciate raffreddare. Nel frattempo cuocete la carne e infine ci mettete il succo di limone. Ne lasciate un pochettino da parte per condirlo dopo. Poi ci metto un po' di peperoncino e un po' di rosmarino. Prevalentemente nel piatto di plastica, perché non ho tempo per lavare i piatti. Poi ovviamente mangio anche un po' di frutta. Sto seguendo ovviamente questa dieta di cui vi parlavo prima, quindi comprende un po' tutto. Mentre come snack nel pomeriggio, che di solito mi porto a lavoro, ho deciso di mangiare questi cioccolatini alle mandorle. Vi lascio la ricetta perché sono semplicissimi da fare, basta praticamente frullare tutti gli ingredienti in un mixer e poi alla fine dovete far sciogliere un po' di cioccolata da immergere all'interno delle palline. Facilissime da fare. Quando torno a casa la cena non la preparo io, ma la prepara sempre il mio ragazzo perché io ho pochissimo tempo e torno già tardi, quindi lui mi fa trovare già tutto pronto. E quest'oggi mi ha fatto trovare delle buonissime piadine con prosciutto cotto, insalata e aceto balsamico, ovviamente un po' di insalata. E questo è tutto, questo era il mio What a Hit in a Day. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollice in su. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!